Ciao, io sono Riccardo Pedica e questo è il podcast di Imparla Fotografia, la community dove impariamo e parliamo di fotografia in modo facile, veloce e divertente. Bentornati a tutti sul podcast di Imparla Fotografia e oggi parliamo, lasciamo un po' la composizione e andiamo a parlare di alcuni consigli che vi posso dare per fare fotografie a modelle, quindi photoshooting per fotografie di ritratti o di persone che stanno attorno a voi che vogliono avere una bella fotografia. Prima di questo però ringrazio di nuovo tutti quelli che stanno partecipando al gruppo Impara la Fotografia. Andate anche sul sito www.imparalafotografia ed iscrivetevi là, perché tutti i contenuti ai quali sto lavorando saranno pubblicati e saranno disponibili solo per gli iscritti al gruppo, al sito www.imparalafotografia.com. Avete scaricato il diario del fotografo consapevole? Andate su Patreon e iscrivetevi a Patreon. Con un piccolo contributo potrete ricevere il diario del fotografo consapevole, che è già utilizzato da alcuni dei nostri componenti del gruppo e che sarà sempre più utile, sta aiutando molte persone a creare il proprio progetto fotografico. Bene, i miei consigli di oggi sono dedicati al photoshooting e soprattutto a come mettersi a proprio agio e mettere la vostra modella o il vostro modello a proprio agio quando andiamo a decidere di fare uno shooting fotografico. Infatti che succede? Che quando facciamo uno shooting fotografico, molto spesso, quando il fotografo non è un professionista e quando la modella o il modello non sono professionisti, c'è un forte problema di comunicazione e soprattutto di liberazione, di liberarsi da determinate paure, dalla timidezza, dall'idea che non sappiamo cosa fare. Ci sentiamo, nonostante siamo in una società dove prendiamo selfie giorno dopo giorno, stare di fronte ad un fotografo professionista non è facile. Mentre il fotografo, che anche se non è professionista, sta fotografando, ha un altro problema. Mentre facciamo uno scatto, uno shooting fotografico, dobbiamo tenere conto di tutte quelle che sono le impostazioni della nostra macchina fotografica, andando ad aggiungere anche quella che è il problema di una relazione con un'altra persona. E quindi abbiamo paura che la persona si annoi, che la persona pensi che non siamo capaci a fotografare, che la persona non venga bene, quindi non sia soddisfatta alla fine di quello, dello sforzo che abbiamo fatto. E quindi durante le mie esperienze ho elaborato alcuni consigli proprio per evitare queste situazioni, basate proprio su quelli che sono stati i miei shooting precedenti. Allora, quindi il primo è quello di creare una relazione con la persona, perché altrimenti la persona si sentirà timida e questo si vedrà in foto. Quindi la prima cosa da fare quando si arriva è cercare di passare un po' di tempo chiedendo quello che sono le proprie aspettative. Vorrei una foto, chiedere proprio alla persona cosa ti piacerebbe avere in fotografia, e lei magari ti può rispondere: mi piacerebbe avere una fotografia con il sole dietro alle mie spalle, vorrei fare una fotografia dove si vedono bene i miei capelli, o vorrei fare una fotografia dove sembro una persona, un professionista o no. Insomma, potete chiedere questo, ma prima di questo potete creare una relazione, quindi potete anche chiedere di raccontarvi la propria storia. Perché raccontando la propria storia create una relazione? Perché la persona andrà ad aprirsi e quindi da quella che sarà un semplice modello diventerà una piccola relazione che è d'amicizia. E quindi, andando a capire alcune delle proprie passioni, possiamo insistere su quello e quindi andare a far parlare la persona delle proprie passioni, e in quel momento la persona si apre, si sente compresa, si sente che c'è una piccola relazione tra il fotografo e la persona. E quindi possiamo chiedere ad esempio quale musica vi piace, qual è il proprio sport preferito, o perché si trovano in questo momento e perché hanno deciso di fare una fotografia. Insomma, bisogna iniziare lo shooting fotografico come se fosse un piccolo aperitivo con la persona con la quale stiamo uscendo, e in questo modo si crea una relazione che poi va a dare a migliorare il rapporto che c'è tra il fotografo e la modella o il modello.
Il secondo consiglio che vi posso dare è quello di iniziare chiedendo alla persona di farsi dei selfie. Come ho già detto, siamo abituati tantissimo a farci dei selfie. In questo momento la fotografia è cambiata. Siamo tutti e tutti connessi, abbiamo tutti in mano una macchina fotografica giorno dopo giorno, che è il nostro cellulare. E quindi siamo molto più a nostro agio facendoci un selfie che facendo una fotografia di fronte ad una fotocamera con un grande obiettivo, con delle impostazioni complesse che mettono in soggezione il soggetto. E quindi facendoci dei selfie, facendo fare dei selfie e facendo, diciamo, prendere confidenza con il tipo di lavoro che stiamo facendo, la persona si rilassa e si sente più a suo agio. Un altro consiglio è quello di, se le persone non sono professioniste, di fare lo shooting in più persone, anche se sembra più complicato, però quando si è sempre una questione di sentirsi a proprio agio. Quando si è uno di fronte a un altro c'è sempre un po' di soggezione, mentre invece quando ci sono due persone, specialmente due ragazze che sono vicine e sono amiche che fanno uno shooting, allora c'è una complicità tra le due ragazze che andrà a creare, a distendere un po' la situazione e quindi a creare una situazione più facile da fotografare. Quindi un altro consiglio poi è quello di andare a portare un oggetto che può essere per esempio una sciarpa o un foulard o un pallone, una racchetta da tennis, una chitarra, tutto quello che pensate possa mettere una specie di barriera o di distanza tra il fotografo e il fotografato. In questo modo, quando noi andiamo a dare questo oggetto, la persona dimenticherà di essere di fronte al fotografo, ma andrà semplicemente a giocare con questo oggetto. Quindi se noi doniamo un foulard ad una ragazza, la ragazza potrà metterselo sulla testa, potrà lanciarlo in aria e riprenderlo, potrà fare delle giravolte con il foulard, e tutto questo lei sarà concentrata sull'oggetto, quindi sul movimento, piuttosto che su voi che state fotografando, e questo renderà lo shooting molto più semplice e soprattutto la modella molto più naturale. Mi è successo qualche giorno fa, e potete vederlo sul gruppo Imparo la Fotografia, che volevo trovare qualcosa di originale e quindi mi sono portato la mia chitarra heavy metal sul campo di lavanda per fare lo shooting con le ragazze con le quali stavo. E questo che ha portato? Ha portato che le ragazze, nel momento in cui, fino a che non eravamo iniziato a giocare con la chitarra, erano un po' fredde, un po' timide, non sapevano come mettersi, le fotografie venivano un po' tutte statiche, e poi invece quando ho tirato fuori la chitarra, questo cambio enorme tra i campi di lavanda e una chitarra heavy metal ha fatto ridere tutti, abbiamo messo una bella canzone di sottofondo rock e abbiamo iniziato a divertirci sul campo di lavanda come se stessimo facendo un aperitivo a casa nostra. E questo che ha portato che mentre loro si divertivano e giocavano con questa chitarra, io sono riuscito a scattare delle fotografie molto naturali, proprio perché si erano dimenticate che io gli stavo davanti e cercando di catturare degli scatti. Quindi potete provare a dare, se la persona pensate che è un'esperta, è un'appassionata di tennis o in qualsiasi altra cosa, non lo so, il golf, una chitarra, tutti gli oggetti che possono essere interessanti per loro, perché non potete quindi utilizzare questi strumenti proprio per distendere l'ambiente. Quindi abbiamo quattro consigli: parlare, farsi dei selfie, non essere soli, avere degli amici vicino a noi e portarsi degli oggetti. E vedrete che se farete così, vedrete che avrete delle fotografie molto più naturali rispetto a quando senza questi tipi di consigli. Bene, per oggi è tutto, spero che questi consigli potrete utilizzarli e farmi sapere se le cose sono, se le fotografie che avete provato con questi consigli sono venute bene. Vi ringrazio per oggi e vi consiglio di nuovo di iscrivervi a tutti i vari social in modo da poter continuare questa esperienza su podcast, anche con la condivisione di foto e la discussione dei vostri risultati. Per oggi è tutto, un grazie da Riccardo e ci sentiamo alla prossima puntata del podcast di Impara la Fotografia.